Benvenuti, ci troviamo in presenza di Maurizio Manzieri, maestro, io non so come definirla, intanto complimenti per i suoi lavori. Grazie. Una domanda che mi sono sempre portata alla mente è: lei da dove prende ispirazione per fare queste meraviglie? Allora, alcune dalla mia mente, alcune dalla mia mente, altre sono commissioni di editori. Io lavoro moltissimo per l'Europa e per gli Stati Uniti e ormai ho una serie di clienti che conoscono la mia professionalità, il mio stile che si sposa molto bene con tutta una tradizione anglosassone. Sì. E infatti adesso questo modo di dipingere copertine di libri, questa è la copertina che è uscita su Isaac Asimov il 15 settembre, quindi il mio ultimo lavoro. Recentissima. Sì. E è una principessa vietnamita che qui c'è un portale tipo Stargate, sì. Ci sono delle guerre tra fazioni orientali di discendenza vietnamita e lei scappa con la sua cittadella e le sue astronavi, infatti il racconto si chiama La cittadella delle perle piangenti ed è di Aliette Bodard. Quindi mi mandano il manoscritto, la storia, in inglese, io la leggo e propongo una serie di alternative. Quindi libera interpretazione. È una libera interpretazione mia, c'è un art director e io ovviamente propongo queste storie, certo. E poi decidono e le perfeziono. E per creare visi comunque queste belle ragazze, certo. Questi bei uomini, sì. Si ispira sì. A qualcuno. Varie... Allora, intanto se leggo la storia c'è la descrizione del protagonista, sì. Non è che posso. Certo. Ecco. Molte volte invento totalmente e comunque i miei disegni, io sono partito dal manuale, i miei disegni partono da una base a matita, a inchiostro, però siccome lavoro molto nel campo di pubblicità, pubblicitario oppure editoriale, mi chiedono cambiamenti giganteschi, per cui io, se io facessi il quadro, sposta il personaggio, mettilo a destra, come se compare il paesaggio dietro, se io avessi la tela è dipinto. Certo. Dovrei rifare ogni cambiamento un quadro. Quindi mi sono rivolto al digitale, che lavoro con le tecniche di cartoni animati, per cui disegno tanti fogli trasparenti, uno sopra l'altro, uno con lo sfondo, uno col un altro personaggio, uno col drago. Cosa e poi, molto più semplificata. È più semplice, sì. Questo. Certe volte uso anche modelle, fotografie, riferimenti. Certo. Per esempio qui c'è il poster di Luca, sì. Che ho realizzato l'anno scorso, in cui si può vedere la distruzione di Piazza San Martino in stile Independence Day, e questo sarà oggetto domani a Palermo Comic Con di una mia conferenza, domani alle 15 in sala conferenze 1, in cui faccio vedere come parto dalla matita per arrivare alla fotografia disegnando. Perfetto, noi sicuramente ci saremo. E sarà dalle 15 alle 15.45. Perfetto, segnatevi tutti questo orario, ci vediamo domani. Potete trovare il maestro Maurizio Manzieri presso www.manzieri.com per vedere altre sue opere, dato che non potete essere qui di presenza, grazie. Le vedete sul web. Mi raccomando, maestro, ok? Ci vediamo, Gic! Ciao!